Buongiorno a tutti, dal Galileo Festival della Scienza e dell'Innovazione qui a Padova. Oggi abbiamo il piacere di scambiare due parole con Filippo Scapin, buongiorno, Buongiorno. che per ruolo è International Sales Manager e anche membro del consiglio di amministrazione di Fiscap, o meglio chiamata Marwarredo. Come stavamo dicendo, adesso mi racconti un pochino cosa fate, dove siete presenti? Certo. Noi siamo praticamente un'industria a proprietà familiare. I proprietari sono mio papà con due zii e all'interno dell'azienda siamo in cinque cugini. Quindi tutto il gruppo famiglia lavora all'interno. Siamo nati negli anni 80 da un'idea di nostro nonno, quindi io sono la famosa terza generazione che a volte si può essere, dicono un bene o un male, però a quanto sembra, insomma, siamo i giovani, siamo da oltre 10 anni tutti in azienda, quindi qualcosa di buono abbiamo portato negli ultimi 10 anni, visto che c'è stato un importante sviluppo del gruppo. Noi, il gruppo Finscap è composto da tre aziende, Marmoredo, che è l'azienda storica del gruppo, quindi volgarmente possiamo definire un marmista, quindi quella situazione che normalmente siamo abituati a vedere nei nostri paesi, di realtà abituata a fare tombe davanzali e edilizia locale. Lì papà e zii sono stati bravi che negli anni 80 hanno capito che, infatti il nome non è casuale, marmo arredo, l'applicazione di questi materiali di marmo, granito e attualmente anche agglomerati, pietre costruite, dovevano avere un'attenzione completamente diversa rispetto a ciò che il marmista di paese normalmente dava, perché su un davanzale, una scala, la finitura o il dettaglio è importante sì fino a un certo livello. Sull'arredamento siamo al millimetro, al decimo del millimetro, perché anche un tavolo di design i nostri clienti a livello mondiale pretendono la precisione massima. Quindi abbiamo sempre sviluppato la nostra azienda e il segreto di questo successo è stato di poter collegare tutto ciò che è la tecnologia, mantenendo comunque questo effetto di artigianalità presente. Quindi il nostro connubio massima tecnologia abbinato comunque a questi concetti di artigianalità hanno dato successo al gruppo nel tempo. Giusto per farvi capire, noi abbiamo varie divisioni Marmarredo, una è la divisione piani e cucine, e superiamo più di 1000 piani cucina a settimana per i migliori marchi europei di cucinieri. Poi abbiamo la divisione tavoli e bagni, quindi anche lì andiamo a fare realizzare per grandi marchi, diciamo, progetti su misura. E io la chiamo divisione 360 gradi, che è quella che dove andiamo a fare ville private, settore navale, hotellerie, progetti, negozi di lusso, quindi andiamo a realizzare tutto ciò che, come si trova nel mondo, quando entri in un negozio e trovi del marmo, c'è qualcuno che lo fa. Molte volte è Marmarredo. La nostra, diciamo, un nostro vantaggio è che comunque a livello mondiale possiamo dare al cliente una copertura del progetto sia in fase di sviluppo fino all'installazione. Quindi lasciamo il cliente tranquillo che quando si parla di marmi ci prendiamo la responsabilità completa dalla A alla Z, perché molte volte io lavoro con gli architetti mondiali, perché per esempio ultimamente abbiamo lavorato anche con Stefano Boeri, che è l'architetto del Bosco Verticale, con il quale abbiamo realizzato anche il nostro nuovo showroom di Milano. Gli architetti, adesso ho citato l'architetto Boeri, ma loro sono sempre bravi perché comunque creano, danno queste innovazioni nei progetti, però molto spesso è dall'idea a realizzare diciamo, l'elemento finito ci sono complessità, perché molte volte anche i nostri clienti che sono brand di fama a livello mondiale ti danno quel bozzetto di marmo, vorrei una cucina realizzata in monoblocco, sospeso, così. E lì interviene Marmarredo, grazie a tutto il nostro staff, all'esperienza del nostro staff e ai nostri macchinari, perché noi abbiamo macchinari di ultima generazione, quindi gli investimenti fatti negli ultimi 40 anni, perché purtroppo nel settore marmo, a differenza di altri settori, non c'è ancora quell'industrializzazione che nel settore, per esempio, mobile, magazzino automatico che porta al prodotto finito, basta avere un po' e avere i soldi, si compra e esiste. Il settore marmo non era coperto da questa alta tecnologia. Quindi
Quindi la difficoltà iniziale era trovare dei partner che ti aiutassero a realizzare dei macchinari. Crescessero quasi con voi, insomma. Bravissimo, crescere. Infatti uno dei detti di chi fa macchinari da Marvel, sono dei leader mondiali in zona qui in Veneto, e dicono: quando va bene a Marmorredo noi siamo a posto, perché tutto il resto è marmissimo. E siete diventati un riferimento. Sì, quindi noi perché? Perché le prestazioni che noi chiediamo sono estreme rispetto a ciò che un marmista normale nel mondo richiede. Si basta immaginare che la divisione cucine, noi abbiamo 12 progettisti, che quindi è un po' il cervello della produzione, che danno le tempistiche di produzione H24 a tutto ciò che è il mondo dei piani cucina. Riusciamo a prendere dalla lastra fino al prodotto finito tutto in maniera automatizzata. Il tema del suo panel è quello appunto di terzisti e creatori di valore, di innovazione come leva. Infatti pensare di riuscire a fare innovazione con un prodotto considerato povero come un pezzo di roccia o marmo. Il marmista lo trovi ovunque nel mondo. E questa è la cosa interessante, cioè riuscire a differenziarsi in questo mondo, di sicuro l'alta precisione, io ho distillato, come diceva, delle vostre macchine, quindi che hanno seguito la vostra innovazione. Il tema che ti ho detto a è anche quello del digitale. Come vi ha supportato? Come vi ha accelerato? Il digitale per noi è fondamentale. Uno degli ultimi investimenti, per esempio, è stato fatto l'acquisto di un nuovo scanner HD, il quale mi permette, in questo caso per le pietre naturali, perché apro una piccola parentesi, nel mondo dell'agglomerato di quarzo, che è la nostra seconda azienda in Germania, quindi produciamo lastre di agglomerato di quarzo, è un po' più semplice, perché tu crei una lastra, la replichi per 300-500 volte al giorno e quindi venderla è molto più facile. Quando si entra nel mondo della pietra naturale, madre natura non si governa, e quindi ogni lastra, anche se all'interno dello stesso blocco, ha un'unicità. Bello e brutto il nostro lavoro, perché molto spesso capita al cliente che ha visto in catalogo il tavolo in Calacatta Vaglioro, uno che oggi Calacatta sono uno dei materiali più richiesti dal mondo del design, e pretende di averlo uguale. Allora, per andare a eliminare questo tipo di problematiche, chiamiamolo, che il cliente variabili, bravissimo, non problematiche, di queste variabili, noi abbiamo implementato tutti i nuovi stabilimenti di produzione che, prima di entrare in magazzino automatico le lastre di pietra naturale, la lastra viene scannerizzata in alta definizione. Quindi ovunque siamo, io posso essere a Miami oppure ad Hong Kong, riesco a essere connesso al mio magazzino di pietre naturali e far vedere al cliente, adesso il cliente vuole una lastra di Carrara, tu puoi fargli vedere quelle X, ne hai adesso 50, 100 a magazzino, le può sfogliare fino a trovare la lastra. A quel punto là io posso creargli un nesting, quindi se è un tavolo oppure un piano cucina, o eventualmente un bagno, perché poi sono quelle un po' le... riusciamo a dargli al cliente quel rendering finale con quella lastra che lui ha scelto, che io ho in magazzino. Quindi quando, facciamo un esempio, il piano cucina arriva ad Hong Kong, siamo sicuri sia io che il mio cliente finale che non avremo nessuna contestazione perché il look non è piaciuto, dato che il cliente l'aveva già scelto in maniera digitale. Questa è una cosa che ci permette, anche per esempio noi abbiamo aperto lo showroom a Milano, io riesco a fare molti meeting a Milano e avere questa libreria virtuale di tutto il magazzino veritiero con tutti i miei clienti. Ad aggiungere questo, però, comunque io ho sempre l'idea che la relazione umana sia quella che poi da là, diciamo, a tutto ciò che può essere nel nostro settore, quindi anche lì deve scoccare la scintilla davanti al materiale che poi deve realizzare il progetto. Quest'estate apriremo uno showroom di 6.000 metri quadrati qui vicino a Cittadella, dove abbiamo l'headquarter, dove ci sarà un'esposizione di tutto ciò che è i materiali che noi abbiamo. Quindi il cliente, oltre ad avere la digitalizzazione, può toccare con mano, quindi venire in azienda dove andremo a realizzare questa experience di questa stone gallery, perché a volte nel mondo del pietra naturale un cliente arriva perché ha visto una foto sui social network di un materiale, facciamo un esempio, di color bianco,
però poi passeggiando in una stone gallery nulla vieta che possa trovare un materiale che non aveva mai visto nella sua vita e cambia il progetto. E questa penso sia un'experience sia per il cliente finale, quindi proprio il consumo, diciamo il nostro utente finale che avrà nella sua villa, nel suo negozio, nella sua casa quel materiale là, ma anche per i miei clienti, perché ricordiamoci che noi, io sono comunque un terzista, quindi a volte questi clienti finali arrivano sempre con grandi marchi o gli architetti o altro, e quindi mi aiuta ad accontentare a tutti i livelli, sia il mio cliente sia poi il cliente finale, perché il cliente finale a volte capita, adesso per esempio posso farti un esempio, che abbiamo avuto una cliente da New York che ha volato su Verona con il jet privato solo per venire a vedere le lastre di marmo con cui andavamo a realizzare il suo bagno. E quindi questo ti fa capire quando a volte più l'experience dell'acquisto sia molto importante, nel momento che ce l'hai sei a posto. Poi ovviamente la garanzia che Marmoredo può dare è che poi tutta questa lastra, tutti questi materiali vengono lavorati col massimo della precisione e massimo di qualità. Quello è un altro aspetto che prima mi avevi detto, e poi oltre a fornire su disegno di magari di qualche vostro partner esterno, riuscite anche a occuparvi dell'intero processo, il cosiddetto engineering to order, quindi riuscite ad andare in loco utilizzando un negozio, raccogliere le misure, portarle in casa, processare i materiali, realizzare, non so se arrivate anche all'installazione finale. A volte. Ecco, immagino che il fattore velocità sia uno dei punti di differenziazione che le aziende hanno oggi. Cioè Amazon insegna che traccio e mi arriva. Quindi competenze completamente diverse da quelle del marmist. Bravissimo. Come le avete selezionate? Se le avete selezionate, come le riuscite a tenere e portare in casa? Mi interessa questa parte qui, e come riuscite a trattenere questi talenti? Allora, io dico sempre, le macchine possiamo comprarle chiunque, perché oggi ci sono grandi realtà a livello mondiale che potrebbero acquistare tutti i macchinari che noi abbiamo, però il fattore umano, quindi avere queste persone che hanno fatto crescere la nostra azienda, noi abbiamo 15-20 dipendenti che lavorano nel gruppo da oltre 25 anni e danno quel valore aggiunto che ti ritrovi nel mercato. Come si fa a trattenerli? Penso che uno sia perché comunque si sentono parte di un gruppo. Questa è un, può essere una frase. Senso di appartenenza, i principi, i valori. Sì, io dico sempre che io sono cresciuto in azienda perché comunque sono nato in azienda e ho alcune persone che si ricordano che ero ancora piccolo, diciamo, che ero ancora i primi anni di vita. E vedo che, io dico sempre ai miei clienti, li considero quasi dei fratelli, cioè sono parte integrante del nostro gruppo e sono le persone che fanno la differenza. La bravura è quella oggi di riuscire a incrementare persone di questo genere. Non è facile, perché oggi probabilmente per come va il mondo del mercato, lo sai bene anche te, c'è un ricambio. Però io spero sempre che ognuno dei miei dipendenti pensi di essere, diciamo, socio di questa famiglia, e vedo gente che ha lo spirito di essere parte integrante di questo gruppo. Si sente parte. Abbiamo dei tecnici che magari a volte dicono sei più pignolo di me, però sono loro che hanno fatto fare i grandi step al nostro gruppo. E queste figure le troviamo sia nella parte commerciale, nella parte amministrativa e preventivi, nella parte tecnica. E nella parte tecnica ti dico, quello sono delle persone che hanno fatto fare anche gli step a livello produttivo, perché non abbiamo mai detto no a un cliente. Quindi, come dicevamo prima, a volte ti danno questo concept di cucina, di tavolo, di bagno, e tutte le problematiche che possono esserci ti dicono, risolvile, sei tu il responsabile. Allora, un piccolo marmista si limitava a dire, ascolta, io taglio marmo, ti lucido il bordo, non so cosa farci. Marmoredo ti dà il risultato finale. Una sorta di consulenza quasi. Una consulenza. Per esempio a Dubai avevamo una grande firma che aveva un negozio al Mall of Emirates. Fatto il disegno del pavimento e realizzate le misure,
nasce la problematica che a metà del negozio c'era un giunto di dilatazione dello stabile, quindi non... E lì loro ti dicono, sì, è un problema vostro, beh, nel senso siete voi che governate il marmo, ma il giunto di dilatazione del molo of Emirates, abbiamo risolto il problema oggi dopo 7-8 anni in pavimento. E quando tu gli risolvi e gli dai queste consulenze, prendi i punti nel mercato, perché gli altri si limitano a realizzare ciò che è un disegno tecnico. Nel mondo cucina stessa identica cosa. Infatti la terza azienda del gruppo, Finscap, quindi abbiamo Marmorredo, Quartzforma ed Eulite. Eulite è un'azienda che produce poliuretano espanso a alta densità, quindi non è nel DNA di famiglia che siamo pietra, marmo o altro. E quella Eulite è nata dall'esigenza, noi facciamo grandi contract negli Stati Uniti e andava il fattore moda del piano cucina attorno ai 4-6 centimetri. Le lastre normalmente per questioni di peso o dimensioni sono 2 o 3 centimetri di spessore. Quindi come vai a realizzare un top cucina a 6 centimetri? Ovviamente fai un incollaggio a 45 gradi del bordo, però poi all'interno tu devi metterci un materiale che è contenitivo per andare in appoggio sulle basi della cucina. Nel 2008 non esisteva niente, qualcuno dice ma mettici gli scarti di marmo, però comunque vai a appesantire un piano cucina, quindi essendo Stati Uniti hai tutti ciò che sono i costi di viaggio, poi installazioni, poi anche lì l'installatore può alzare massimo X chili, quindi hai tutte quelle dinamiche che poi in cantiere ti ritrovi. È nata così, durante una cena un amico di famiglia ha detto, che è un chimico, ha detto ma perché non fate un poliuretano espanso a alta densità, che è un materiale che ti permette di avere super leggerezza però anche comunque dare una struttura al piano o al tavolo. E valutando non c'era niente nel mercato e da un piccolo angolo dai comprare la macchinetta e creiamo questi mini blocchi di poliuretano. Oggi abbiamo un'azienda che ha oltre 20 dipendenti e lavora per il 30% nel settore arredamento, però per esempio il main business è sul settore modellistica e automotive. Quindi vendiamo per esempio anche in Giappone al gruppo Toyota questi pannelli che poi loro vanno lavorati in macchina a controllo numerico, vanno a fare modelli per nuove auto, nuovi elementi delle vetture, per esempio lo vendiamo al settore navale, quindi i quali lo utilizzano come pannelli divisori per i super yacht. Poi ho scoperto che per esempio per chi adora la modellistica è uno dei materiali migliori, in quel caso lì i volumi di vendita sono relativamente bassi, però ho letto che è stato eletto come il miglior materiale per gli amanti di modellistica. Bene. Stiamo a parlare per ora perché tutti questi dettagli sono appassionanti. È stato un bel viaggio in questo mondo del marmo, della pietra e del materiale composito, e ringraziamo ancora. Grazie a voi.